Buongiorno e buon oroscopo a tutti. Come va? Tutto bene? Ti piace quella magliettina? L'esatto. D'altronde, sono stato da Fabio Fazio al tavolo e hanno fatto una clip con tutti i miei vestitini. Di solito le persone sono ricordate per quello che fanno. Un arcobaleno. Bellissimo, grazie. Anzi, la serata è pure andata benissimo. È sempre Rai 2, no? Quindi complimenti, complimenti. Allora, questo rientrerà nella collezione. Bene. Iniziamo subito con un po' di agitazione per il segno dei gemelli. Due stelle. Oggi mi arrendo, comitato. Ci sono tante cose da rivedere. Allora, innanzitutto le buone notizie non mancano, perché vi ho detto che Giove non è più opposto, bla bla bla, già da qualche settimana, da dicembre. Adesso però bisogna rimettere in ordine tante cose, bisogna parlare di tutte le situazioni che sono rimaste in sospeso, e ci sono delle giornate in cui magari anche è un po' più faticoso fare tutto. Quindi ci sono del... Dici a me, no, c'è un problema. Allora, dicevo, quindi in questo momento abbiamo una condizione che riguarda proprio le relazioni con gli altri un po' sotto pressione. Va ricordato che i gemelli hanno anche una situazione di grande fervore per quanto riguarda i prossimi mesi. Tra l'altro, da febbraio avremo anche una Venere molto favorevole, quindi possiamo contare veramente non solo su stelle molto importanti, ma anche su una vera e propria rinascita. Se poi vi devo dare la data di partenza per le novità e le opportunità, ricordiamo, dal 23 marzo ci sono delle cose in più. Mi fanno vedere dei cartelli, ma siccome io sono ciecato, gli auguri, sì, esatto. E poi però c'è il fogliettino, non c'è il fogliettino, oggi è un disastro. Tante stelle ho? 3, infatti. Poi adesso arriva il fogliettino, perché devo fare degli auguri per una persona che ci segue dalla Svizzera. Ma lascio un po' di suspense. Un po' di suspense. Oh. Due stelle per il segno zodiacale dello Scorpione. Oh, gli Scorpione hanno una situazione, diciamo, di lieve calo. Allora, innanzitutto, avete recuperato i bagordi di fine anno? Ecco, oppure comunque alla fine di dicembre probabilmente ci sono stati dei momenti per qualcuno di te. A fine di dicembre, sì. Quindi praticamente due o tre settimane fa. Allora, se c'è stato questo rallentamento, è probabile che ancora non vi siate ripresi. Avere questa situazione astrologica un po' faticosa comporta anche nei rapporti con gli altri qualche problema e dei ritardi che lo Scorpione non tollera, ma che in qualche modo deve subire. Quindi questo è un momento un po' particolare per tutti voi che state un po' giù di corda. Che lo Scorpione ogni tanto crei a se stesso anche dei fastidi è normale. Adesso non vi arrabbiate se siete dello Scorpione, ma vi ho detto che avete un po' questa tendenza a somatizzare, cioè a caricare sul vostro fisico tutte le tensioni che arrivano dall'esterno. Quindi a volte vi liberate e si salvi chi può, perché quando vi arrabbiate è meglio scappare. Però prima del giorno della liberazione, ecco, sono una serie di giornate in cui ingoiate il rospo, in cui siete tesi, in cui avete qualche dubbio. E allora tutto questo si accumula e vi può creare dei disagi. Va ricordato che lo Scorpione in questi giorni quindi deve innanzitutto pensare un po' di più al proprio fisico e cominciare anche a pensare a quelle che sono le grandi opportunità che possono arrivare anche adesso. Ricordiamo che da ieri Venere ha iniziato un transito importante. Quindi lo Scorpione, se ha un amore che non funziona, dirà: che vogliamo fare di questo rapporto? Se invece funziona, lo porterà avanti. Se una storia non è più recuperabile, come si dicono gli inglesi, next, avanti il prossimo, cioè si può cercare qualcosa di nuovo. Certo, però in questi giorni siete un po' sotto pressione, questo va detto. Andiamo all'Ariete. Tre stelle per il segno zodiacale dell'Ariete. Una certa stanchezza anche voi la manifestate, e poi vi ho detto gennaio e febbraio sono mesi un pochino sottotono. L'Ariete a volte non si rende conto di esagerare. Ecco, il vero problema dell'Ariete è questo, perché voi esagerate sia quando vi aspettate qualcosa subito, perché se poi non arriva state male, sia quando magari vi esprimete, parlate. Vi ho detto, questo inizio di anno è un po' agitato, nervoso, quindi ci sono dei momenti in cui potreste pentirvi di avere detto o fatto delle cose. Ve l'avevo già annunciato nell'oroscopo generale. Se andate a vedere i grafici di gennaio e febbraio noterete che partono un pochino dal basso, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Quindi attenzione alle affermazioni. Ecco, io all'Ariete direi, se devi
discutere con qualcuno oppure arrabbiarti con una persona conta fino a 10 prima di parlare e prima di dire quello che pensi. Prima di parlare, pensa. Era pure una canzone. Esatto. Rifletti prima di pensare, ancora meglio. Rifletti prima di pensare. Ancora meglio, rifletti prima di pensare. Esatto. Quindi è un bel cielo, tra l'altro, proprio per cercare di chiarire le cose, ma con calma. Molti di voi sono arrabbiati perché hanno dei progetti che non si sbloccano, hanno delle situazioni che non funzionano, ma poi vedrete che ci sarà questa grande primavera. Io spesso faccio riferimento alla primavera per i segni zodiacali perché in quel periodo ci sarà anche un Saturno finalmente attivo e quindi avrete modo di fare tante cose in più. 3 stelle per il Sagittario. È un cielo ancora un po' nuvoloso per quanto concerne i grandi progetti, però questo è un anno importante. Vi ho detto addirittura che ci sarà chi guadagnerà più soldi, io ve l'auguro, bisogna capire da dove si parte naturalmente, chi parte con dei debiti magari pareggia, però in generale c'è più movimento e questa è una bella condizione per voi che siete sempre pronti a fare qualcosa in più, a dare qualcosa di più agli altri. Ecco, forse adesso c'è da stabilire nuove regole in amore. Oppure c'è una lontananza da colmare. Diciamo che i Sagittari, a meno che non sono sposati da tanti anni, quindi sono abituati ad una certa routine, si trovano in una condizione un po' particolare, per cui dal punto di vista proprio delle emozioni e delle relazioni sono un po' vaghi o fanno i vaghi. Ricordate che se un toro è per sempre, o quasi, perché a volte anche i toro si arrabbiano, il Sagittario dipende. Dipende. Secondo me più le relazioni sono, diciamo così, alla giornata combattive, e più il Sagittario si concede. Ma il Sagittario, quando sente che l'amore assomiglia a una piovra che soffoca, scappa, se ne va e non ne vuole più sapere. Quindi adesso attenzione, perché c'è questa Venere un po' particolare che potrebbe provocare qualche disturbo nelle relazioni con gli altri, se non sono ben solide, se non sono molto importanti. 3 stelle per l'Acquario che dimentica fogliettini. Adesso arriverà un fogliettino con gli auguri? Arriverà? Penso di sì. Lo ristampano. Comunque dalla Svizzera aspettatevi di tutto. Ma anche, diciamo, se siete dell'Acquario. In questo momento l'Acquario è sotto pressione, questo va detto. Si avvicina Saturno. Saturno è un pianeta severo, sempre nella teoria astrologica della serie Non credete ma verificate. Saturno è veramente il segno che ti fa capire se hai sbagliato e soprattutto ti fa rendere conto se stai facendo delle cose senza avere nulla in cambio. Saturno, l'ho detto tante volte, più che il vecchio saggio, ed è anche quello, è anche il revisore non solo dei conti ma anche della vita. È come il grillo parlante, insomma, che viene da te e ti dice che cosa stai facendo, che cosa vuoi portare avanti. Ora, l'Acquario sappiamo che è abbastanza creativo e che più sta nel caos e più produce idee. Ma quando il caos è eccessivo e quando, diciamo, l'impegno non è in qualche modo contraccambiato da una situazione valida, anche a livello economico, eccetera, deve porre dei rimedi, altrimenti sta male. E qui mi associo a quello che ho detto prima per lo Scorpione, perché la fine dell'anno è stata un pochino pesante, insomma, per l'Acquario, che in questo periodo dimentica le cose, ma poi improvvisamente le ricorda. Ecco, questo che capita all'Acquario, perché Urano è il pianeta delle cose che stiamo parlando degli auguri che dobbiamo fare? Certo, a Laura, allora, cara Laura, ti ho fatto stare col fiato in sospeso, ma considera, c'ho pure un'età, vive in Svizzera, tu hai 39 anni e tanti auguri per il compleanno anche dal fidanzato Paolo. E andiamo. Auguri, auguri. Auguri. Ho messo anche la montagna. Auguri Laura. La montagna. Cari Acquario, ecco, un po' di montagna farebbe un po' di isolamento, un po' di riflessione, perché no? Ricordate che l'Acquario è double pass, un po' come le coperte. Cioè sopra c'è l'aspetto esteriore, sotto l'Acquario è governato anche da Saturno, che in astrologia rappresenta l'isolamento. Quindi gli Acquario di solito sono molto socievoli, amici di tutti, pronti a fare sacrifici anche per gli altri, però non ci dimentichiamo di questo lato eremita che esiste in ogni Acquario e che forse ogni tanto va risvegliato per iniziare a pensare con consapevolezza a quello che dobbiamo fare nel futuro. 4 stelle per il segno del Cancro. Oh, un bel cielo, è un bel cielo.
Proprio in questo periodo, cari Cancretti, non c'è dubbio che in questi giorni, con Venere favorevole, può anche rinascere un amore. O comunque siete molto intrigati da una storia. Così come vi ho spiegato che qualche tempo fa eravate lontani da una situazione, da una relazione, o magari eravate un po' chiusi in voi stessi, adesso invece è tutto il contrario. Quindi, chiaro che poi dipende da quello che state vivendo, dalla vostra età, può nascere un'amicizia amorosa, può esserci una conoscenza nuova. Io vedo che ultimamente molte conoscenze si fanno anche su internet, no? Tramite le app e tante altre cose. Ora, mi raccomando, fate i bravi. Io ho il dubbio che quando uno fa una conoscenza su queste applicazioni sia un po' il giro, no? Il giro sono quelli e ti ricapitano. Ma poi non è mai la stessa persona. Quando capita che conosci qualcuno che poi la vedi dal vivo, quello poi è drammatico. Ma è successo a te? Mi sono sbagliato. No, però è vero, parla un po' come occhio che è tono. Mio amico, il tuo amico. Sì, c'è il giro che torna. E poi tra l'altro queste situazioni ti mettono anche l'ansia del come sarebbe senza, no? Prima incontravi una persona, la amavi e ringraziavi Dio, dice meno male ho incontrato la persona giusta. Adesso invece magari con queste applicazioni, con queste chat, tu dici sì, ho incontrato una persona carina, però quest'altra, cioè c'hai subito un'alternativa. Invece fissatevi su qualcuno che vi interessa, con Venere favorevole, perché questo è un bello oroscopo. Le prossime 2-3 settimane vi potrebbero portare parecchie emozioni. 4 stelle anche per il segno del Leone. Il Leone ha una bella voglia di reagire alle provocazioni che ci sono state negli ultimi tempi. Il Leone combatte, ve l'ho detto qualche giorno fa, è sempre in competizione per migliorarsi e questo è importante, solo che per questo motivo non è mai sereno. Qualche tempo fa ricordai alle mamme che hanno un figlio del Leone, se per caso non studia, ecco magari è piccolino, a 40 anni non conta più questo discorso, però se è abbastanza giovane, per stimolarlo a studiare potreste dirgli ma non ti dispiace che gli altri abbiano voti migliori rispetto a te? Non ti senti inferiore rispetto agli altri? Ecco, su questo gioco della competizione il Leone vuole sempre agire. Vi raccomando però di tenere accanto a voi le persone più belle e le situazioni più giuste, perché è molto difficile in questo periodo scegliere cosa fare. E poi avrete un Saturno in opposizione, non è difficile da superare durante la primavera, quindi quello che non va bene per voi potrebbe essere adesso tollerato e poi definitivamente chiuso entro aprile-maggio. Probabile che ad un nemico o ad una persona che non amate più o con cui avete dei problemi, voi diate un ultimatum, cioè sistemiamo le cose entro primavera oppure ognuno per la propria strada. 4 stelle per la Vergine, ieri un po' bassa in classifica, però iniziate bene la settimana, quindi poi alti e bassi, alti e bassi. Ci sono tante cose da fare, da rivedere, ma certamente tanti progetti che possono avere un grandissimo esito entro primavera ed entro estate anche. Tutto l'anno è molto importante per il segno zodiacale della Vergine, anche ricordando il fatto che voi siete maestri delle strategie, quindi anche da un punto di vista lavorativo, se avete un'idea, con Giove, Saturno e Urano favorevoli e anche il Sole in questo periodo, ben 4 pianeti, è difficile sbagliare. Questa è una settimana però caotica, quindi oggi siete forti, preparatevi però a delle giornate un po' pesantucce. Quando vi vedete un po' giù in classifica non dovete pensare che le cose vanno male, tra virgolette, anche perché non vanno mai male, ma magari che ci sono delle giornate in cui faticherete di più a riorganizzare le vostre idee. E poi, ecco, 4 stelle sì, per le situazioni di lavoro, eccetera, ma qualche stellina in meno per l'amore. Perché con Venere opposta o vedete poco il partner, oppure in questo periodo il discorso amore vi interessa un pochino meno, no? Ecco, va bene. Non apre bocca, no, è chiaro. Non rispondo. Invece la Bilancia, questo periodo s'attizza pure, 4 stelle per la Bilancia. Eccoci. Galato. Dopo tante mazzate, un po' come si dice? Un po' di giustizia. Tra l'altro avrete grandi opportunità, belle emozioni in vista, opportunità che possono nascere dall'oggi al domani. Tra l'altro, scusate, no, lo dico perché ho avuto il piacere, a proposito di Bilancia, sai che è maraveniere della Bilancia, di stare un giorno a Domenichini e le dissi, ma non è che ti propongono Sanremo? E adesso ho letto su...
su internet che farà l'ultima serata di Sanremo con Amadeus, quindi brava Mara. Dimmi qualcosa a me. E infatti avete un grande cielo, avete un bel Saturno allora, proprio in questo periodo. Io penso che addirittura questo è un momento in cui non solo arrivano soddisfazioni estemporanee, ma è tutto un preludio, cioè quello che state facendo adesso, anche se magari non vi sentite molto forti, sarà un grande vantaggio per l'anno prossimo, perché questo Saturno è intermittente, quindi a volte vi darà fastidio, a volte no, per esempio va bene il lavoro, ma magari siete preoccupati per i sentimenti, mentre dalla seconda parte dell'anno e poi soprattutto dal prossimo non ci sono ombre. Quindi prendiamo il 2020 come un anno propedeutico di preparazione ad un 2021 ancora migliore. Quindi preparatevi a flash, soddisfazioni, occasioni, magari non part-time, no? Magari per un giorno, per una settimana, un piccolo premio. Se qualcosa va male, poi dopo avrete qualcosa che va bene. Ancora siamo in un periodo, diciamo così, di ambiguità, però tutto quello che fate adesso vi sarà d'aiuto per il futuro. E questo vale per i sentimenti. A proposito dei sentimenti, 5 stelle per il segno del toro, che ha un cielo molto importante. Ogni tanto verifico le mie indicazioni, previsioni, perché se l'astrologo sbaglia, su tutti i giornali, se ci prendi una cosa non lo dice nessuno, allora me lo dico da me. Cari toro, io spero di indovinare, tra virgolette, anche se è un brutto termine, le vostre previsioni, indicazioni. Perché? Perché questo è un bello oroscopo, avete Giove, Saturno, Sole, Urano, e favorevoli, quindi se non altro avete le idee chiare, non solo su quello che volete fare adesso, ma anche su quello che volete fare nel corso dei prossimi mesi. Oggi poi avete una marcia in più. Che il toro sia un segno molto determinato, lo sanno tutti, che in amore adesso voi abbiate bisogno di sicurezze, è ancora più vero. Quindi è un po' come farà l'acquario, perché anche voi sentirete il transito di Saturno in primavera in una forma molto particolare. Chi sta con me sta con me, chi è contro di me se ne vada. Insomma, forse allontanerete tutti quelli che non vi danno garanzie entro primavera, non ora. Anche voi darete degli ultimatum. 5 stelle per il Capricorno. Questo è un bello oroscopo che per il Capricorno regala grandi soddisfazioni. E tra l'altro ci sono delle situazioni anche importanti per quanto riguarda anche le società nate sotto il segno del Capricorno, le squadre di calcio nate sotto il segno del Capricorno. Anche qui possiamo fare delle verifiche se vi intendete di calcio. La televisione italiana è nata sotto il segno del Capricorno, 3 gennaio 54. È vero. Mi sa che la Rai 2 è dell'acquario. Comunque, grandi opportunità, rivoluzioni certamente, perché avere Giove e Saturno in transito significa che farete delle cose in più, ma c'è da organizzare anche un grande progetto che riguarda l'amore. Con Venere favorevole, queste sono delle giornate interessanti. Ricordo al Capricorno che tra l'altro dal punto di vista proprio professionale ogni idea va sviluppata al massimo. Voi siete quelli che producono le cose lentamente, ma poi non tornano sui propri passi. Emozionatevi, perché è quello che comanda l'oroscopo. E poi il segno dei pesci. No, ecco. Ma niente, gli dico così, ormai ho perso la speranza. Non recepisce. Casco male. D'altronde, poverina, è brutta, veste male, chiaro che non la prende nessuno. Chiaro, no, che sto scherzando. Noi stiamo spingendo, ma non niente. Niente. Vabbè, comunque non demoralizzarti tu, sennò poi si demoralizzano pure quelli che si avvicinano. E ricordiamo invece al segno dei pesci, che questo è un ottimo oroscopo anche per verificare la tenuta su strada di alcuni rapporti, nel senso che comunque se ci sono delle situazioni che non vanno bene si possono affrontare. Semmai il problema potrebbe nascere se avete più relazioni, nel senso magari siete sposati, avete una storia a fianco, oppure in questi giorni desiderate qualcuno che è un po' troppo lontano o occupato, perché in realtà quando abbiamo un oroscopo come questo, che è molto importante, si prova un grande affetto, poi bisogna vedere su chi lo riversiamo. Ecco, l'importante è non sbagliare. È sempre un oroscopo importante per avere riconferme dal punto di vista professionale e anche delle situazioni buone che potreste voi stessi attuare. Questa settimana è importante perché? Perché Venere è entrata nel vostro segno zodiacale. E non solo questo rappresenta più amore, anche il segno del Cancro, i segni d'acqua in genere in questo periodo hanno più occasioni di vivere amicizie, relazioni. Secondo me lei mi nasconde qualcosa, lei ce l'ha la fidanzata. Ma comunque in generale proprio i segni d'acqua hanno una marcia in più. Tanto vale giocarsela questa carta vincente e soprattutto
guardare al futuro in maniera ottimista. Va bene, complimenti ai pesci, complimenti. Lo farò, lo farò. Bene, grazie al nostro maestro di sci, allora, per questa lezione. Grazie a Paolo, che ritroveremo domani.